بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن مسألة خطيرة جدا ويعني يقع فيها كثير من الناس إنما الرحمة. Parliamo ora di una questione molto importante nella quale molte persone cascano. مسألة التطيب، مسألة التشاؤم، بعض الناس يتشاؤم يتطيب يعني يتفاءل يتوقع حصول نسأل السلامة الشرعي لأن الخير. Parliamo del fatto che molte persone hanno i cattivi presentimenti, qualcosa che possa accadere a loro di male. E quindi gli viene questo sentimento osservando delle cose, osservando delle cose che gli capitano. Stiamo parlando della superstizione. Ad esempio, vede una persona malata, dice oggi mi dovrà capitare qualcosa di male. Vedo un animale particolare che già oggi non andrà bene per me. Oggi abbiamo visto la faccia di quello pieno mattina, oggi sarà una giornata nera. Cioè, ci sono dei giorni neri. Quella è vero, alhamdulillah. Tutti i giorni sono bianchi, alhamdulillah. بين اصوات يسمع صوت حمار صوت كلب يقول اليوم والله ما اسمع شيء ما اسمع ما تسع لا اسافر ولا اتزوج alcuni ad esempio solo sentendo alcuni versi alcuni suoni come ad esempio il verso dell'asino altro dice oggi non andrà bene oggi non mi sposo بعض الاشخاص تطيب بازمنه محدده يقول لا اسافر يوم الاربعاء ولا اتزوج في شعبان altri ad esempio legano questa superstizione a date definite. Ad esempio dice mercoledì non faccio questo o nel mese di Shaban non faccio quell'altro. O lega la superstizione a una strada o a un luogo preciso. Ad esempio dice ogni volta che passo da quella strada mi succede qualcosa quindi non passo più da quella strada. Oppure vedo una persona, dice questo qua ha un po' la sfortuna e adesso succederà qualcosa. E altri leggono la superstizione al Corano. Ad esempio, lui vuole intraprendere un viaggio. Non sa se iniziare il viaggio o no. Cosa fa? Prende il Corano. Se trova che l'occhio casca su un versetto di misericordia, dice va. Se vede ad esempio il versetto in cui c'è un castigo, dice no, non va. Spaventa gli uccelli o la colomba, se vedono che va, che volano a destra, dice va bene, se volano a sinistra, dice no, va bene. Alcune persone ad esempio sono indecise se sposarsi o non sposarsi. Cos'è che fa? Prende un fiore. La sposo. Non la sposo. Ad esempio, hanno
أو يعفى عن اليورو أو عن مهم عملة حديدي. Se abbiamo riso così tanto, c'è qualcosa che deve accadere. Conosci forse l'invisibile in futuro? Il profeta Sassala ha riso e nessuno ha detto adesso potrebbe succedere qualcosa. Questo si sveglia al mattino e dice: Allah, oggi quel po' è stretto. Questo è il miglior sacrificio che possiamo fare.
quando lo presero, videro che era ferito nel dito. Dissero: lasciatelo, questo è un difetto, non può essere un modo per il sacrificio per le nostre idee. Ritornò direttamente dal ministro e lo scacciò. Dice: Wallahi, avevi ragione, che la mia ferita era un bene. Disse il ministro: no, Wallah. Tu avevi ragione, che la mia prigione era un bene per me. Ma perché la tua prigionia era un bene? Mafhum? Yeah. Wallahu a'lam.